tempo meno bene del solito, ripresa eccellente, davvero Cerignola. Altra dimostrazione di carattere per la squadra di Michele Pazienza nell'ultimo turno del campionato di Serie C. Juve Stabia avanti di due reti, Ofantini che firmano la rimonta con un gran gol di Capomaggio nel recupero della frazione inaugurale con il 15° centro stagionale di Bomber Malcore nei minuti finali. Il 2-2 non basta tuttavia per confermare la quarta posizione in classifica, avrebbe consentito di saltare il primo turno dei playoff. Il voto al campionato del Cerignola è comunque altissimo, quinta piazza finale e ben 60 punti collezionati, tanta roba davvero per una matricola che è tornata in C dopo 85 anni di attesa. Dopo aver recuperato una partita che era messa sul 2-0, devo pensare di andare ad analizzare o ad avere il rammarico per non essere arrivati quarti, ragazzi, sarei veramente sarei cattivo anche nei confronti di quanto hanno dato questi ragazzi fino ad oggi. Si è arrivati a raggiungere un risultato straordinario. Solo applausi per il Cerignola che all'esordio nei playoff, a causa del possibile slittamento, si dovrebbe partire giovedì 11 maggio, ritroverà di fronte proprio la Juve Stabia. Si giocherà in gara secca però al Monterisi e gli Ofantini avranno a disposizione due risultati utili su tre per superare il turno. Ogni partita ha una sua storia, quindi non cambia quella che sarà la nostra preparazione alla partita. Di fronte sicuramente avremo di nuovo una squadra forte, una squadra attrezzata, ma lo sapevamo, e quindi non cambia il fatto di avere due risultati su tre. Bisogna fare una grandissima prestazione, perché se ci mettiamo lì e giochiamo per il pareggio facciamo fatica, non siamo una squadra predisposta a questo tipo di soluzione. Comunque vada, sarà un grande successo, senza silly ma anche senza limiti. Il Cerignola, di sicuro, ai playoff proverà ancora a stupire.